Scandalo nel calcio, retrocessione imminente per le giganti della Serie A. Il mondo del calcio è sconvolto da un'incredibile rivelazione. Due squadre che un tempo erano pilastri indiscussi della Serie A, ora sono condannate a una retrocessione disastrosa. Prima di avviare il video, desidero farti notare l'importanza di fare clic sul pulsante iscriviti e di lasciare un mi piace. Ecco la storia di come l'arrivo di nuovi colossi come Monza, Como e il ritorno di Palermo, tutte squadre controllate da magnati ambiziosi, ha scatenato il caos nella Serie A. Ma mentre questi giganti emergono, due squadre una volta sicure della loro posizione, ora rischiano seriamente la retrocessione. Chi l'avrebbe mai immaginato che l'anno prossimo si troveranno ad affrontare una realtà completamente diversa, dove la lotta per la vittoria è contro avversari come Cosenza, Catanzaro e altri. Il calcio moderno sembra non premiare più il virtuosismo, ma la Serie A sarà destinata a essere sempre dominata dagli stessi magnati. Chi avrebbe mai pensato che Sassuolo e Udinese, squadre che sembravano solide, potessero finire così male? È un dramma che ha sconvolto gli appassionati di calcio in tutto il mondo. E tutto questo è accaduto quasi improvvisamente, proprio mentre le squadre si avvicinavano al giro di boa del campionato. Il Sassuolo, una volta considerato una squadra con ambizioni da metà classifica, ora è sul punto di crollare. Una retrocessione che nessuno avrebbe mai previsto, un colpo che rischia di distruggere tutto il loro progetto. E che dire dell'Udinese? Una squadra che ha dominato la Serie A per quasi tre decenni, ora costretta a lottare per la sopravvivenza contro avversari meno blasonati. È un destino crudele per una squadra che una volta regnava sovrana sul calcio italiano. Sembra che il denaro decida tutto, relegando queste squadre alla periferia. In un mondo dove il denaro domina il gioco, chi sarà il prossimo a cadere sotto il peso dei magnati del calcio? Commentate e condividete le vostre teorie. Ma una cosa è certa, il calcio in Serie A non sarà mai più lo stesso.